Oggi noi possiamo sicuramente affermare che una persona sieropositiva, quando inizia un trattamento ad alta efficacia come quelli che abbiamo oggi e che sono oltretutto tollerati anche bene, ha un'aspettativa di vita che è pari a quella che avrebbe senza essere sieropositivo. C'è stata per fortuna una rivoluzione, perché ero abituato da giovane medico a vedere morire i miei coetanei e questo non faceva assolutamente bene. E adesso noi non vediamo morire quasi più persone, per fortuna, perlomeno alle nostre latitudini, perché abbiamo dei trattamenti assolutamente efficaci che garantiscono una, diciamo, qualità di vita assolutamente buona ai pazienti, ma soprattutto è l'impatto sulla sopravvivenza o comunque sulla vita, sulla durata della vita più che sulla sopravvivenza, perché mentre nel passato noi avevamo un'aspettativa di vita di 10-15 anni al massimo, oggi noi possiamo sicuramente affermare che una persona sieropositiva, quando inizia un trattamento ad alta efficacia come quelli che abbiamo oggi e che sono oltretutto tollerati anche bene, ha un'aspettativa di vita che è pari a quella che avrebbe senza essere sieropositivo. Si ipotizza che sostanzialmente un 15% delle persone attualmente sieropositive in Italia siano inconsapevoli di esserlo. Per cui mi immagino che anche ad Arezzo possa essere così. Noi seguiamo circa 500 pazienti, di cui il 99% sono in trattamento antiretrovirale e devo dire quasi il 99% hanno tutti la carica virale inferiore ai limiti, per cui diciamo quei target che UNAIDS o l'OMS stanno dando da raggiungere nel 2030, nel nostro piccolo noi lo stiamo facendo. Che effettivamente è vero che il Covid ha avuto un impatto non solo sull'aspetto preventivo, sull'accesso, diciamo, ai servizi, vedi fare il test HIV per le persone, ma anche sulle altre patologie. Gli screening oncologici a causa del Covid sono ridotti enormemente, purtroppo, per cui noi avremo un impatto anche in termini di salute, di complicanze e altre malattie non Covid correlate, purtroppo molto importante. E la stessa cosa è avvenuta per l'HIV, tant'è che noi ipotizziamo che sì, nel corso degli anni sicuramente i numeri sono andati via via riducendosi, ma i numeri di quest'anno sono particolarmente bassi e sono tali da ipotizzare che probabilmente le persone che sono a rischio o che ritenevano di essere a rischio non si sono presentate a fare il test. L'altro aspetto è che comunque, e che deve passare molto questa considerazione, è che chi oggi fa una terapia antiretrovirale efficace e ha un ottimo controllo della carica virale, quindi una carica virale cosiddetta indeterminabile o undetectable, e queste persone non trasmettono più l'infezione e quindi diciamo la terapia, oltre a essere terapia per il paziente, è anche prevenzione per tutti gli altri, quindi deve passare questo concetto e questo deve smorzare anche lo stigma che purtroppo ancora sussiste nei confronti delle persone sieropositive.